Una bellissima serata per un'iniziativa che oramai sta consolidando quello che è la realtà di Monte San Savino nel settore enogastronomico. Sì, devo dire che è una grande soddisfazione, un grande orgoglio come primo cittadino di Monte San Savino vivere l'esperienza di questa sera qui nei Giardini Pensili, perché è un luogo veramente magico, pieno di emozioni, pieno di sentimenti e di storia. Allo stesso tempo un ringraziamento speciale alla Prologue, che ormai da 56 anni si dedica a questo non sagra, ormai a un grande evento enogastronomico in cui la porchetta la fa da padrona, ma soprattutto ai maestri macellai che sono, diciamo, il fiore all'occhiello di questa nostra comunità. Oltre mezzo secolo di vita, ma non li dimostra questa sagra della porchetta? No, assolutamente, anzi, tutti gli anni è come ricominciare da capo, perché noi per primi si cerca di fare sempre un programma, una manifestazione completamente diversa rispetto all'anno prima, con una certezza: la nostra porchetta, le nostre eccellenze e il nostro Monte San Savino che è ineguagliabile, diciamo. Non saremo nella Piazza del Campo, però uno dei veterani a Piazza Camurrini è Aldo Iacomoni. In Piazza del Campo del Monte, invece del Campo siamo nel Giardino Pensili del Comune. Una serata, come diceva il sindaco, fantastica, è un posto veramente magico, ma poi quando si viene qui e mangi un pezzettino di porchetta, quella codennina croccante e il suo pezzetto di fegatino, ti passa, se ha pensieri ti passa e vivi tranquillo. Dalla tradizione alle nuove leve, Giorgio Iacomoni, figlio di Aldo. Sì, siamo noi che si dovrebbe pian piano prendere le redini dei nostri genitori. Siamo orgogliosi, siamo un po' preoccupati di proseguire la strada che hanno segnato loro, però ce la mettiamo tutta, cerchiamo di fare sempre un ottimo lavoro, di fare un prodotto sempre più genuino e buono, quindi siamo contenti di avere questo scettro. Altro veterano di Piazza Camurrini per la saga della porchetta, Walter Iacomoni. Da quanti anni sei stato presente e sei presente nella piazza? Nel 52esimo io presente privatamente, poi 50 l'ho fatte tutte aiutando altri quei 4 anni. Adesso invece nella piazza, la tradizione con l'innovazione, diciamo così, perché oramai è un gergo molto comune. Alessandro Iacomoni, giovane, presidente tra l'altro del Consorzio della Finacchione a livello regionale. Questa esperienza, ma soprattutto questa porchetta che oramai è il marchio di fabbrica per Monte San Savino. Sai, in un prodotto così c'è poco da innovare, c'è solamente da rispettare quello che sono le tradizioni che loro ci hanno insegnato. Sicuramente è una bella responsabilità, perché mandare avanti un prodotto tipico di questa portata e di questa bontà è veramente una grande senso di responsabilità, ma soprattutto nel rispettare quello che ci hanno tramandato con loro, con la loro passione, con i loro segreti. Che dire, sicuramente la 56esima ma è sempre un punto di partenza. Noi ogni anno la viviamo così e invitiamo tutti ad assaggiare la nostra porchetta, perché veramente a Monte San Savino si mangia un'eccellenza non solo italiana ma anche del mondo. Dalle illustre presenze qui alla cena di gala per il Sagrino a Monte San Savino, oramai possiamo dire una presenza abituale. Domenico Gianni, una bellissima serata, ma soprattutto il turista del terzo millennio si sempre prende più per la gola. Sì, no, devo dire che qui siamo in un posto particolare, con persone particolari, un ambiente unico, e credo proprio in questo momento in cui l'Italia deve essere anche rilanciata su tante cose, credo che sulla gastronomia e sul turismo sono le cose forti per noi, anche il turismo religioso ovviamente. Quindi credo che questa serata sia una serata particolare, con persone veramente che ci mettono il cuore, che dedicano la loro vita a dei prodotti naturali, genuini, per la gente, con la gente, cercando di impegnarsi al massimo per questo, quindi per me è un grande onore essere qui. Roberta Casini, sindaco di Lucignano, ma questa sera non sei in veste di primo cittadino dopo la bellissima serata che si è tenuta nel tuo comune, cena sotto le stelle. Questa sera hai una presenza particolare, perché?
Ma sono la nipote dei due maestri macellai, quindi è in questa veste che sono qui. I miei zii Aldo e Walter ormai sono conosciuti, hanno creato questa sagra tantissimi anni fa e non potevo mancare. Per me è un evento straordinario, credo che merito all'amministrazione comunale di Monte San Savino di aver scelto una location strepitosa, e credo che ci sono tutti gli ingredienti perché ci sia anche quest'anno un'ottima sagra. La vicepresidente del Consiglio regionale, Lucia De Robertis. Una bellissima iniziativa per la valorizzazione di un territorio. Questo ci vuole ai nostri territori, mettere insieme questi straordinari borghi con le produzioni locali, il chilometro zero, ma le nostre tradizioni, i nostri produttori e le persone che riescono a trasformare quello che la terra oppure che il loro ingegno ci ha dato. Questo è quello su cui bisogna puntare, su cui la regione toscana, il territorio della Toscana deve investire attraverso le proprie produzioni, ma anche attraverso quella cultura che va creata nelle nuove generazioni, che mangiare bene, mangiare meglio è il futuro di tutti noi. Il sindaco di Civitella in Val di Chiana è Ginetta Mecchetti. Bellissima serata, ma soprattutto ci sono tre prime cittadine tutte di sesso femminile. Qui il mondo sta allargando, finalmente si sta aprendo anche al sesso femminile. Comunque davvero una magnifica serata in questo bellissimo giardino, quindi un ringraziamento da amministratore comunque della vallata all'amministrazione comunale di Monte San Savino, alla Proloco e a Fratelli Iacomoni, che davvero nel mondo della salumeria, della porchetta, sono un brand internazionale ormai, quindi grazie alla loro professionalità ma soprattutto anche alla passione con cui curano questa attività ormai da tantissimi anni, possiamo godere anche di serate come queste e le comunità davvero ne hanno bisogno. L'eccellenza a tavola, ma anche eccellenza nel bicchiere. Sì, perché noi siamo fortunati, a Monte San Savino abbiamo delle aziende agricole che producono veramente dei prodotti eccellenti, di cui sono veramente orgoglioso, perché per creare una cena di gala e potetela permettere con tutti i vini del comune, di queste due aziende, è stato fantastico. Dalle bollicine ai bianchi, ai vini mossi, ai rossi più importanti, a Monte San Savino può offrire qualunque tipo di vino che vi piace bere. Un applauso! Complimenti, che sia un'edizione magnifica, ricca, entusiasmante e partecipata.